e che in questo modo invece sono venuti fuori, hanno avuto un maggiore risalto, una maggiore importanza. Così è stato poi trasposto quello che era stato osservato in delle mappature, delle cartografie, in modo tale appunto da avere una visione d'insieme, una visione dall'alto appunto di quanto era stato letto. Nel caso del corso è stato prodotto, sono stati prodotti dei dossier, gli studenti sono stati divisi in gruppi, ogni gruppo ha prodotto dei dossier. Quindi dei piccoli libri, diciamo, in cui ci guidava, in cui ogni gruppo guidava nella propria esplorazione del paesaggio, che ovviamente ha seguito i vari interessi, i vari spunti che si trovavano nelle singole aree. Per quanto riguarda la mostra, è stato fatto un grandissimo lavoro di sintesi. Sintesi delle molteplici cartografie che poi erano state proposte in un'unica cartografia maggiore, la sintesi di tutte quelle informazioni proposte all'interno dei dossier per produrre delle tavole. Per fare tutto questo, appunto, come vi dicevo, gli studenti sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stata assegnata un'area di licenza. La divisione delle aree è stata fatta, diciamo, cercando anche qui di seguire degli elementi del territorio, e è stata proposta una divisione iniziale che prendeva soltanto, diciamo, il territorio interno al comune di Vicenza, ma poi per volere anche gli stessi studenti si è andati all'esterno dei confini comunali, cosa che appunto denota quanto tutto il territorio sia in continuità e che per poter effettivamente leggere il paesaggio, i processi di formazione del paesaggio e quello che succede sul territorio si possa andare al di fuori, si debba andare al di fuori dei confini. Le tavole si strutturano, diciamo, troverete una tavola introduttiva e 8 tavole per gli 8 gruppi. Le tavole hanno una parte sommitale dedicata appunto alla cartografia e una seconda parte con gli approfondimenti dei gruppi. Per quanto riguarda la cartografia è abbastanza complessa, nel senso che tiene insieme più elementi. E come vedrete, qui è stato dato risalto appunto a quegli elementi del paesaggio di cui parlavo all'inizio, che sono stati individuati, o meglio proposti dagli stessi docenti appunto del corso, come gli orti, i vigneti, le siepi campestri, i fossi, le piste ciclabili, ed è stata data rilevanza anche a quelli che sono gli esercizi commerciali e le case coloniche, quindi altri elementi del paesaggio agrario. Questi elementi riconosciuti dagli studenti sono stati messi in relazione con quelli che sono gli usi del suolo agrario già rilevati e già, diciamo, presenti nelle cartografie ufficiali. E poi appunto approfondimenti. Cambiano molto, variano molto tra gruppo e gruppo, possono essere analisi diacroniche, quindi analisi che esplorano come è cambiato il paesaggio nel corso del tempo, analisi che si soffermano su dei punti di interesse, su degli spazi di interesse, come appunto può essere un parco o il bosco, o che esplorano alcuni percorsi, come il percorso, diciamo, di evoluzione, anche percorso che viene dal passo con impegno cittadino, che è quello che riguarda Cacarpaneda. E inoltre, appunto, riguardano delle interviste svolte nel cammino, diciamo, sia con appunto proprietari di aziende, eccetera, sia con agricoltori che insomma sono riusciti ad intercettare. Chiudo ricordando anch'io quello che è stato già un seminario precedentemente organizzato all'interno del corso, perché è stato un momento molto importante, perché ci ha permesso di prima di tutto visitare il paesaggio agrario preurbano di Vicenza e di avere un momento di scambio.
Per questo voglio ringraziare in particolare il Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani, perché è grazie a loro che le esplorazioni sul territorio sono state particolarmente ricche, particolarmente interessanti.